Nei quadri ci sono i colori accesi della sua terra, quelli bui della permanenza in Libia e quelli tenui che simboleggiano la speranza di una vita migliore. Moussa Ballo, un richiedente asilo ospite del centro di accoglienza straordinario della Croce Rossa Italiana di Valle Lomellina, li ha dipinti qui, in Italia, come testimonianza di un lungo viaggio partito dalla Costa d'Avorio. L'idea di questa mostra mi è venuta quando sono entrato in Italia. Ma ho deciso di parlare della mia storia quando mi trovavo in Libia, perché ho visto tante cose. Allora, quando sono arrivato qui in Italia, ho deciso di parlare di questa storia per fare arte, per spiegare migliore la mia strada che ho vissuto. La Libia è pericolosa. Molto difficile. Noi abbiamo visto tante cose umilianti, pericolose. E adesso che sei in Italia, insomma, la speranza è quella di continuare questo lavoro? Sì, voglio fare più che dopo questa storia, fare altre arti ancora per fare sapere alla gente cosa posso fare di migliore nella mia vita. Sì, allora noi siamo contenti di aver scoperto, ecco, all'interno dei nostri ospiti, il nostro Moussa con queste capacità. Abbiamo voluto valorizzare questo suo sentimento che ha espresso attraverso questi quadri, dove c'è proprio tutto quello che ha passato nei periodi più brutti del suo viaggio verso l'Italia. E abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare questa associazione qui di Pavia che lavora, che ha messo a disposizione gli spazi per poter consentire questa mostra, dove comunque valorizza appunto l'integrazione di queste persone che hanno dei sentimenti forti. Le opere di Moussa sono state raccolte in una mostra aperta fino al 30 gennaio negli spazi comuni di Labora, co-working sociale, che si trova in Corso Mazzini 14 a Pavia. Certo, noi di Labora Coworking siamo molto orgogliosi del fatto che ci sia stata proposta questa mostra, quindi crediamo che fondamentalmente in questo momento storico sia importante che ognuno faccia la propria parte, e questo è il nostro piccolo contributo su questo tema.